Allora, buongiorno a tutti anche da parte mia, mi chiamo Aldo Barbaglia e mi occupo di formazione per il gruppo Monier. Prima di parlare di cosa vuol dire andare a progettare una copertura vista proprio come quinta facciata di un edificio, ci presentiamo come azienda. Siamo presenti dal 1963, abbiamo prodotto quindi in 60 anni circa 3,85 miliardi di tegole. Operiamo in Italia con i marchi BM & Wirer, quindi parliamo di tegole in cemento, tegole in cotto, coppi in cotto, ma anche di membrane impermeabilizzanti, isolanti, sistemi anticaduta, fotovoltaici, cioè quant'altro serve per realizzare un tetto a regola d'arte. Operiamo poi col marchio BM & Icopal per quanto riguarda i tetti piani, Kloeber è un altro marchio di accessoristica completa per i tetti a falde, con Sereni abbiamo tegole e coppi in laterizio. Quindi il nostro mondo è fatto di piccoli cosiddetti piccoli elementi per le coperture, quindi tegole in cemento, ma anche tegole coppi in laterizio, ma anche e soprattutto tutti i componenti che realizzano poi alla fine una copertura a regola d'arte. Oggi sarebbe sicuramente riduttivo parlare esclusivamente del manto, quindi dell'ultima parte che è esclusivamente lo stato di separazione fra interno ed esterno, non che non sia importante, fondamentale. Ma è chiaro che dobbiamo pensare a tutti i componenti che ci fanno sì che si possa raggiungere l'efficienza energetica, che si possa parlare di benessere termico all'interno dell'abitazione. Quindi non andiamo mai a considerare esclusivamente uno strato, ma come interagiscono fra di loro, e l'obiettivo finale che ci poniamo è proprio quello di creare efficienza con tutto questo sistema che fortunatamente ormai da molti anni viene chiamata la quinta facciata dell'edificio, perché davvero a livello di involucro ha un impatto molto 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 importante. Passiamo dai tetti a falde ai tetti piani, proponiamo sia soluzioni progettuali ma anche materiali per la realizzazione di coperture piane e poi i servizi, l'Academy a Borgonato Brescia, quindi vicino a Iseo. Facciamo spesso e volentieri corsi rivolti sia a progettisti, a installatori, a imprese, a rivenditori, ma anche a studenti che sono un po' il nostro futuro, no? Nell'edilizia. Ma Academy vuol dire anche un tour, quindi vuol dire anche questi incontri diffusi sul territorio. Poi abbiamo un altro servizio molto importante che è BMI Expert, è un servizio consulenziale gratuito di progettazione per quanto riguarda il rifacimento di una copertura, quindi una ristrutturazione piuttosto che la realizzazione di una nuova copertura. Questo perché, ma lo vedremo in questi minuti nel quale vi faccio vedere un po' di alcuni approfondimenti, è chiaro che nel momento in cui io vado a pensare a una copertura, se io penso anche alla miglior copertura del mondo, parlo anche di un edificio NZEB, quindi Nearly Zero Energy Building a Bolzano, questa copertura, quell'edificio non mi funziona così bene a Milano, non mi funziona a Perugia, Roma, Napoli e Catania. A seconda della zona climatica, delle zone ventose, delle aree sismiche, devo operare in modo diverso. BMI Expert è un ufficio costituito da 13 miei colleghi che sono ingegneri, geometri, architetti, che gratuitamente sono a disposizione del progettista, dell'impresa, dell'installatore per potersi confrontare nel momento in cui si tratta di affrontare la progettazione di una copertura, sia essa falde piuttosto che piana. E poi RoofPro invece è una rete di installatori specializzati e da noi certificati che si occupano appunto dell'installazione a regola d'arte di quello che è questa quinta facciata, installazione che diventa sempre più importante, non che fino a qualche anno fa la posa contasse meno, però oggi nel momento in cui parliamo ad esempio di case passive, parliamo di tenuta all'aria, parliamo di tenuta al vento, parliamo di assenza di ponti termici, parliamo di tutta una serie di neanche accessori che deve avere la copertura, ma di fondamenti di base, la posa diventa assolutamente fondamentale perché possiamo avere i migliori materiali al mondo, ma nel momento in cui non sono posati in modo adeguato, è chiaro che questo sistema va poi in difficoltà. Quindi la posa e un posatore che è in grado di eseguire i lavori a regola d'arte fa realmente davvero la differenza. Ma veniamo a noi per parlare di ambiente, di sostenibilità, di coperture. È chiaro che veniamo da anni che sicuramente hanno stravolto la nostra vita, no? Da cambiamenti epocali per quanto riguarda il clima, per quanto riguarda le stagioni, poi c'è stato il discorso del Covid, c'è stato quindi una digitalizzazione molto spinta per noi che probabilmente non eravamo così abituati a vederci in telco, in videoconferenze, ma eravamo più abituati e fortunatamente stanno tornando questi incontri in presenza.
c'è stata poi la guerra in Ucraina, c'è il problema della crisi energetica, quindi negli ultimi anni, se ci pensiamo, le nostre vite sono realmente state stravolte. Le abitazioni, se noi le pensiamo a come erano, sia col tetto a falde piuttosto che con i tetti piani, vediamo che anch'esse sono state stravolte. Quando è uscita la direttiva europea che parlava di edifici pressoché autonomi dal punto di vista energetico, sembrava un miraggio. Oggi invece parliamo effettivamente di una realtà di case passive che si stanno pensando e realizzando, così anche se noi pensiamo a tutti i tetti piani che fino all'altro giorno erano inutilizzati, oggi parliamo in città tipo Milano, Torino, piuttosto che si comincia solitamente da grossi capoluoghi di provincia, parliamo di tetti verdi con l'orto, col giardino, abbiamo riabilitato il tetto piano come luogo di incontro, quindi c'è una trasformazione in atto veramente molto importante nel nostro settore, tesa a aumentare il comfort. La cosa che non è cambiata sicuramente è la ricerca di comfort, cioè quindi tutti i cambiamenti che ci hanno coinvolto non hanno però cambiato i nostri obiettivi, quella di arrivare alla ricerca del comfort, arrivare a realizzare abitazioni ed edifici che ci facciano star bene all'interno. Quindi noi che siamo abituati a partire dalla progettazione di una copertura, ribadisco, sia a falde che piana, sappiamo perfettamente che nel momento in cui parliamo di una copertura dobbiamo sicuramente partire da un'attenta e puntuale progettazione della copertura, pensiamo all'utilizzo di materiali con le più ampie garanzie di durabilità e minore inquinamento, e qui ci tengo a fare un accenno molto importante sul concetto di durabilità. Spesso e volentieri si parla di costruire green, secondo noi, uno dei fattori sul quale non viene posta sufficiente attenzione è proprio quella della durabilità. Cosa intendo? È chiaro che più io riesco a garantire un materiale, un manufatto, più questo ha un impatto minore sull'ambiente. Ecco perché le garanzie, i produttori puntiamo molto sulle garanzie di 30 anni, di 50 anni, parliamo di coperture. Sa che ha ceduto. Sì, no, tornando. Schiacciato il pulsante sbagliato, ok. Quindi dicevamo, spesso e volentieri la copertura dura 30, 40, 50 anni, mediamente io la devo rifare o la devo andare a ringiovanire, a rinfrescare quando vado a ringiovanire, a rinfrescare l'edificio. Più riesco a garantire materiali durevoli, soluzioni durevoli, più sono anche green. Un'altra attenzione per la sicurezza in fase di progettazione, nel rispetto delle preesistenze del paesaggio, ci troviamo quindi, e spesso e volentieri lo vediamo sul territorio, a scontrarci con, perlomeno più che a scontrarci, troviamo magari la dicotomia fra il centro storico che ha determinate caratteristiche e ci troviamo poi invece ad affrontare la progettazione di edifici con tetti piani, con volumi completamente diversi. Progettazione vuol dire tutto questo, andando a sfruttare tutte quelle che sono le innovazioni materiche di sistema. Noi come azienda sono tantissimi anni che stiamo esclusivamente parlando di sistemi e di soluzioni, non più di materiali, ma proprio per il discorso che facevo all'inizio, che per noi andare a pensare a una copertura vuol dire pensarla veramente a 360 gradi. In termini di sostenibilità, per scendere un po' di più in ambito concreto, nel momento in cui pensiamo ai tetti piani, o pensiamo a un tetto verde, quindi lo progettiamo e lo realizziamo con una copertura verde, o proponiamo comunque materiali tipo il TPO, che è una poliolefina termoplastica, ci consente di realizzare tetti cosiddetti cool roof, quindi vedete, con un indice di riflettanza e emittanza pari a 94 dopo invecchiamento di 83, quindi con una garanzia di efficacia molto molto importante nel tempo. Così come nel momento in cui andiamo a vedere la nostra gamma di prodotti, la nostra gamma di isolanti, proponiamo tutti isolanti certificati CAM, che quindi hanno una certa quantità di riciclato all'interno degli stessi. E nel momento in cui pensiamo a tetto a falde, andiamo a progettarlo con Index, che è un sistema fotovoltaico integrabile in qualsiasi manto di copertura, che è stato brevettato una decina di anni fa a livello europeo, in quanto è integrabile in qualsiasi manto di copertura, è assolutamente impermeabile senza vasca sotto. In più, un'altra delle innovazioni che avevamo apportato è che il montaggio avviene a scandola, quindi vuol dire che
i pannelli non sono uno sull'altro, ma li vedete che c'è un piccolo scalino, è proprio il telaio che ha fatto a forma trapezoidale, ci sono delle asole che ti consentono da una parte lo smaltimento della condensa che si forma nel momento in cui hanno lavorato di giorno, quindi il pannello è caldo, e di notte invece si abbassano le temperature, c'è formazione di condensa tramite delle asole nei telai, qua sotto viene smaltito. Dall'altra c'è retroventilazione del modulo. Retroventilazione del modulo vuol dire che più l'impianto lavora a temperatura bassa, maggiore è il rendimento. Quindi l'innovazione di questo telaio fatto in questo modo vuol dire campo fotovoltaico, produca energia elettrica da una parte, dall'altra campo assolutamente impermeabile, dove metto il campo fotovoltaico non devo mettere altro tipo di piccoli elementi, quindi né tegole né coppi, ed è integrabile in qualsiasi manto di copertura. Anche questa è un'altra delle costanti dei nostri progetti. Ma ancora di più, pensando all'ambiente, noi abbiamo ad esempio, utilizziamo, spesso proponiamo questo tipo di materiali, membrane impermeabilizzanti che hanno un'altissima compatibilità, diciamo così, con l'ambiente, diciamo realmente è davvero green. Io ieri sono stato a Clima House e l'architetto Marco Lavit è uno dei finalisti per un premio che viene dato in occasione di questa manifestazione e ha portato proprio uno dei nostri progetti realizzati con Divrol Biolitech, proprio perché ha l'87% di materiale assolutamente riciclabile, assolutamente naturale. L'altra parte, anche qui mi soffermo poco, l'ho già detto prima, l'altra attenzione molto molto importante è quella delle garanzie. Più io riesco a garantire il prodotto e la soluzione durevole nel tempo, più comunque sono green, perché vado a impattare meno sull'ambiente, perché meno devo utilizzare materie prime, meno devo trasformarle e trasportarle, smaltirle, e più è chiaro che vado incontro a quelli che sono i canoni ambientali, che sono poi i canoni che tutti quanti cerchiamo di rispettare quotidianamente, dato quello che sta succedendo nel nostro ambiente. E ancora, pensando al comfort negli edifici, un'altra delle proposte che facciamo nel momento in cui progettiamo e poi dopo forniamo i materiali è quello dell'utilizzo, ad esempio, di tegole, la vedete qui in alto, questa è una tegola con un profilo piano, molto slim, lineare, da costruzione tra virgolette moderna, ha dei pigmenti riflettenti all'interno che ci consente di riflettere parte della radiazione solare verso l'alto, così come abbiamo poi anche altre tegole con l'onda, cosiddetta con l'onda, alcune ricordano anche il coppo, che hanno sempre questi pigmenti riflettenti che ti consentono di riflettere parte della radiazione solare, così come anche l'utilizzo di membrane impermeabilizzanti riflettenti sotto tegola, sempre chiaramente con una camera d'aria sulla propria superficie, consente di far sì che l'isolante lavori per abbattere anche 13 gradi in meno di temperatura. Quindi vuol dire che non potremo mai dire che le membrane impermeabilizzanti riflettenti isolano, perché non è assolutamente vero, ma diciamo che comunque danno una grossa mano per tutto quanto è il concetto dell'isolamento, anche perché sapete che dagli anni 2000 in poi stiamo spendendo molto di più di raffrescamento invernale, di raffrescamento estivo piuttosto che di riscaldamento invernale, e io per tenere il caldo lontano devo andare a ventilare in copertura, devo andare a utilizzare dei materiali riflettenti che evitano, che ritardano il più possibile l'ingresso del calore in casa, perché una volta in cui il calore mi è entrato in casa io non posso far nient'altro nella stagione calda che accende l'aria condizionata, quindi la dobbiamo tenere necessariamente fuori. Un rapido accenno anche al decreto ministeriale 26 giugno 2015, dove parla dell'adozione dei materiali riflettenti. Perché faccio questo accenno e ci tengo a fare questo tipo di specifica? Perché viene precisato in un articolo che è obbligatoria la verifica dell'efficacia in termini di rapporto costi-benefici dell'utilizzo di materiali a elevata riflettanza solare e o tecnologie di climatizzazione passiva, vedi il tetto verde, eccetera, eccetera. Quindi anche il decreto ministeriale 26 giugno 2015 ti dice, attenzione, valuta il rapporto costo-beneficio sull'utilizzo di materiali riflettenti, che hanno un certo tipo di riflettanza, e ti dà anche degli indici. Faccio riferimento a una pubblicazione del 2019, dell'ANDIL, quindi l'Associazione Nazionale Produttori del Laterizio. Abbiamo partecipato anche noi come BMI allo studio, c'è il professor Dorazzo, ad esempio, dell'Università Politecnica delle Marche, e che cosa è stato fatto? È stato visto
a livello empirico e poi anche chiaramente con tutta una serie di studi e di calcoli che sono stati fatti, che nel momento in cui io vado a tener conto in copertura di quello che è il tipo di isolante che vado a usare con la propria massa inerziale, camera di ventilazione, dispersione, quindi traspirazione, che hanno i piccoli elementi, quindi tegole o coppi fra di loro, e le membrane riflettenti, spesso e volentieri mi trovo in questo tipo di situazione qui, dove se io vado a tener conto esclusivamente di una copertura di riferimento non ventilata con la riflettanza del solo manto, ho questo tipo di valore, 0,30. Se io vado a tener conto di tutta una serie di altri fattori, e io li combiniamo tutti insieme, camera ventilata, quindi camera di ventilazione sotto tegola, membrane riflettenti, tipologia dell'isolante con propria massa inerziale, arriviamo a quello che il professor Dovazio definisce riflettanza equivalente, che ci dà dei valori di riflessione decisamente superiori rispetto esclusivamente alla riflessione dei raggi solari dell'ultimo elemento, quello di copertura. Perché vi dico questo, è vero che abbiamo delle tegole riflettenti, però nessuno può negare che nel momento in cui questi materiali sono esposti all'esterno si sporcano, si degradano, i colori virano, quindi la capacità di riflessione dell'ultimo strato possiamo dire che è temporanea o comunque dura meno rispetto a tutta una serie di altre soluzioni che possiamo adottare sotto il manto. Parlando ancora di salute e sicurezza, sapete perfettamente, è stato posto ancora l'attenzione sul grosso problema del gas radon, che è un gas che si forma soprattutto negli ambienti scantinati, la troviamo negli edifici, vengono a fare rilevazioni e quant'altro. Sappiate che chiaramente è un gas dannoso, radioattivo, sappiate che spesso e volentieri nelle nostre progettazioni, quando parliamo di progettazione anche contro terra, utilizziamo delle barriere al radon che ci consentono di evitare poi i danni alle persone all'interno degli ambienti nei quali vivono. E qui concludo, stiamo collaborando con l'Eucentra di Pavia, è uno dei centri più importanti a livello mondiale per lo studio del comportamento dei materiali in aree sismiche, e lo stiamo facendo anche e soprattutto perché nelle norme tecniche delle costruzioni 2018 si parla della pericolosità di caduta dall'alto di elementi non strutturali a seguito dell'area sismica, che vuol dire c'è una scossa sismica, mi spavento, scappo, se un coppo o una tegola dalla quota mi cade in testa, l'edificio probabilmente, cioè, ipotizziamo che l'edificio rimanga in piedi, no? Anzi, diamo per certo che l'edificio rimanga in piedi, se un coppo o una tegola mi cade in testa mi faccio davvero male. Ecco perché le norme tecniche delle costruzioni 2018 ti mettono in evidenza che è importante tenere in considerazione che elementi non strutturali, quali ad esempio tegole o coppi, poi ce ne sono anche altri di elementi, non cadono a seguito di aree sismiche. È per quello che stiamo studiando una soluzione con l'Eucentre, scusate sono tornato indietro, con l'Eucentre, con un sistema di fissaggio che impedisce alle tegole e coppi di cadere dalla copertura. Il 44% del nostro territorio nazionale è un territorio soggetto purtroppo a un potenziale rischio sismico, quindi è un qualcosa che riguarda veramente quasi la metà delle costruzioni che abbiamo in Italia. Poi a livello, e qui chiudo, di immagine che io voglio ottenere con le tegole, con i coppi, di quale colore, di quale forma, lì ci possiamo realmente sbizzarrire. L'ultimo pezzo che ci separa dall'esterno, il manto, vedete che ha una versatilità molto molto importante. Quello di cui dobbiamo sempre tener conto è l'efficacia delle soluzioni e l'efficacia dei sistemi che andiamo a proporre. Se qualcuno volesse, sul nostro sito bmigroup.com/it, quindi per l'Italia, trovate 8 ore di approfondimenti di video on demand assolutamente gratuiti, suddivisi in 10 unità, dove c'è anche ad esempio il professor Dorigato, che è docente presso l'Università di Trento, dove ci aiuta a introdurre tutta una serie di temi. Poi ci siamo io e alcuni colleghi che diciamo così approfondiamo un po' di più alcuni dei temi che oggi ho soltanto toccato. Vi invito a, per chi avesse necessità o curiosità di capire cosa vuol dire progettare una copertura, o avesse necessità di un confronto chiaramente sulle coperture, io oggi sono qui con dei colleghi tutto il giorno, ci potete, diciamo così, potete avere i nostri riferimenti. Sappiate che sul territorio abbiamo
10 persone, sono geometri, ingegneri, architetti, scritti agli albi, che sono a vostra completa disposizione nel momento in cui c'è una necessità progettuale di qualsiasi tipo, copertura piana o tetto a falde. Il loro obiettivo, il nostro obiettivo è quello di confrontarsi per vedere con voi qual è la migliore soluzione possibile per la vostra realizzazione, no? Proprio per il concetto che a seconda della fascia climatica, a seconda dell'area e quant'altro, cambia tutto completamente. Bene. Io avrei finito, se ci sono domande sono qui. Siamo veramente in ritardissimo, quindi...